Andrew Tate è l'uomo più famoso al mondo, è una figura controversa, è super ricco e non si trattiene di certo dal mostrarlo, e inoltre divide le masse in modo nettissimo tra chi lo ama e chi lo odia. Do you know who Andrew Tate is? Do you like him? Not really. No. Because he's a f***. No. Why would I like him? Se non lo sai, vende anche un corso a $49 al mese dove ti spiega come fare soldi con un sacco di skill come crypto, copywriting, social media, e-commerce e un sacco di altre cose. Quindi per i prossimi 10 giorni mi infiltrerò all'interno del suo corso, studierò tutto il possibile e lo metterò in pratica con l'obiettivo di fare i primi soldi rivelandoti tutto quello che succede. Ah, e un'altra cosa importante, in questo video mi metto alla prova personalmente, dovrò fare almeno 1000 euro in vendite. Se non ce la faccio sceglierò due persone qua sotto nei commenti a cui regalare 100 euro a testa. Dammi il tuo supporto qua sotto e adesso mettiamoci al lavoro. Quindi dentro The Real World, che è il nome del corso appunto di Andrew Tate, ci sono tutti questi corsi e siccome per questo video voglio fare soldi velocemente, guardando quello che offre l'e-commerce mi sembra l'opzione migliore. Poi è una cosa che conosco anche bene, quindi siamo un po' avvantaggiati. Ho guardato anche le recensioni, le vittorie degli studenti e ce ne sono veramente tantissime. Adesso quello che vado a fare è quindi mettermi allo studio assoluto del corso e poi vediamo insomma cosa succede. Ok, ho visto tutta la parte per scegliere il prodotto, quindi per la ricerca prodotto Andrew Tate, o in realtà il coach che spiega al posto suo, consiglia di trovare un prodotto che rispecchia queste caratteristiche, che sono esattamente l'effetto wow per attirare l'attenzione. Si rivolge a un pubblico di persone specifico, risolve un problema, ha un alto valore percepito e posso venderlo a per 3 o per 5 del suo costo. Quindi dopo essermi guardato tutte le modalità di ricerca prodotto che consigliano, ho trovato questo prodotto che mi sembra qualcosa di interessante. Praticamente è un giocattolo per gatti che costa poco, costa una decina di euro, lo possiamo vendere a 30, quindi come margine ci siamo, attira l'attenzione, si rivolge alla nicchia animali domestici che è super forte, per cui secondo me può avere un buon potenziale. Scegliamo questo. Adesso quello che mi tocca fare è riguardare anche il corso sulla parte di creazione dello store, mi metto al lavoro e ti aggiorno con lo store finito in modo che possiamo prepararci finalmente a lanciarlo. Quindi sono partito a generare il nome, sono andato su Nameleaks, ho cercato di dargli delle parole chiave, ho guardato un po' di nomi e ho selezionato questo WizKit che mi sembra interessante e poi full focus sulla creazione della pagina di prodotto che è quella principale. Quindi quello che ho fatto è prendere da una base di quelli che sono i competitor, quelli che sono gli spunti dei testi e poi su ChatGPT gli ho fornito un po' di contesto e con il mio script sono andato ad ottenere quindi una descrizione che ho fatto copia e incolla, aggiunto sullo store e sono andato un attimo appunto a sistemarla. La cosa fondamentale qui è avere insomma un tipo di formattazione sensato, come spiegato anche nel loro corso, e che fornisca al cliente tutte le informazioni principali. Poi lo step successivo, ho messo il prezzo, sono andato a scaricare i contenuti, quelli un po' migliori del prodotto anche se non c'è tantissimo, e poi sono andato a completare lo store con una pagina prodotto fatta e finita. Ok, ho appena finito lo store, ci ho messo in realtà un giorno perché ho fatto un bel po' di cose. Ti faccio vedere lo shop appunto dal mio telefono. Quindi come vedi questo è lo store, WizKit.com. Ho preso già il dominio che mi è costato $15, lo vedi appunto qua sotto. Ti faccio vedere un po' il sito, quindi branding e tutto l'ho fatto con il tema refresh, che è quello che consigliano loro. Questi sono i contenuti principali, quindi le foto insomma del prodotto. Non c'è tantissimo di questo prodotto qui, però insomma sono riuscito a fare secondo me qualcosa di fatto in modo decente. Poi abbiamo più sotto recensioni e bundle di acquisto. Questo l'ho fatto con l'applicazione Vitals, che praticamente include un sacco di app. Avevo dei dubbi sul utilizzarla o meno, perché nonostante loro la consigliano e questa sfida deve durare almeno 7-10 giorni, la prova gratis me la dava di 7 giorni. In realtà, quando sono entrato nel sito, mi ha offerto 20 giorni di prova, quindi ce la facciamo, l'ho installata subito. Ho importato 200 recensioni, ho messo questo bundle di acquisto, poi qui ho fatto le varie tab descrizione, shipping guarantee, e questa è la descrizione. Sotto c'è anche il tasto dell'add to cart che rimane sticky, quindi appiccicato, e direi che secondo me è perfetto, cioè ha tutto quello che ci serve. Iscriviti alle mail, qua ci sono le recensioni, direi, ripeto, tutto il necessario per andare al lancio. Ora, quello che faccio è spostarmi sul mio computer, andiamo a settare insieme la campagna. Una cosa però che non ti ho specificato è che questo video non è una promo al corso di Andrew Tate, nel senso che io personalmente ho un mio corso di e-commerce, ho un affiancamento, ho un percorso dove spiego come fare e-commerce, è solo un test, non ci sarà neanche un link al corso in questo video. Ti darò sicuramente quello che è un mio feedback su quello che vedo, anche in base a quella che è la mia esperienza e le mie competenze, però questa non è una promo di nessun tipo. Quindi ti darò insomma una visione anche totalmente trasparente e reale di quello che penso.
Adesso, ripeto, andiamo sul mio PC, dobbiamo andare finalmente a lanciare lo store. La strategia che ho deciso di seguire, da cui partire per questo video, è quella di TikTok. All'interno del corso, infatti, il coach spiega una strategia, che è quella che utilizzerò, che ci chiede 60 euro al giorno per essere testata. Ora, non voglio dirti la strategia esatta, più che altro per evitare la denuncia direttamente da Andrew Tate, però quello che vado a fare è impostare ora la campagna. Ci troviamo sul business manager di TikTok, dove per darti delle informazioni quello che facciamo è impostare diversi ad set con degli interessi. Quindi vendiamo un prodotto della nicchia animali domestici e cerchiamo quindi diversi interessi come cibo per animali, animali domestici, gatti, che si rivolgano appunto alla categoria, al prodotto che vendiamo. Al di sotto di questi vado a mettere i contenuti che sono andato a delegare e sono quelli che vedi qui di fianco, in modo da portare le persone, farli vedere il contenuto e farle reindirizzare al nostro store. Ok, ho finito di settare la campagna, quindi andremo a spendere 60 euro, la lasciamo per almeno 2 giorni e vediamo quello che succede. Quello che farò è aggiornarti quotidianamente, vediamo insomma i risultati che ci sono, vediamo la spesa, ti aggiorno su costi, profitti, sempre che ci sia qualche movimento, quindi insomma ci aggiorniamo nella prossima clip. Adesso direi che il lavoro è solamente aspettare, quindi attendiamo e vediamo cosa succede. Questo è il primo aggiornamento che ti voglio dare, sono passati 2 giorni, in realtà 1 giorno e mezzo dall'avvio delle ads, quindi ti faccio vedere un attimo a che punto siamo. Questo è il risultato fatto finora, come vedi sono 3 vendite da 29,99 per un totale di circa 90 dollari, quindi per ora questo è quello che è successo. Abbiamo fatto una vendita il primo giorno con 60 euro di spesa, per ora oggi siamo a 2 vendite sempre con 60 euro di spesa. Ora ovviamente questi numeri non bastano per essere a profitto, però è un inizio come al solito. Ora vediamo quello che succede. La mia idea è questa: innanzitutto quello che vorrei fare è vedere se ci sono delle ads che vanno meglio rispetto alle altre per spendere più soldi. Come dice il coach di Andrew Tate all'interno del corso, possiamo aumentare di un 50% il budget su quello che funziona, quindi se le cose oggi vanno meglio o i numeri sono decenti, aumenterò il budget per domani da 60 a 90 euro su TikTok Ads. E quello ovviamente forzerebbe le ads a teoricamente portare più persone e potenzialmente magari svegliarsi e fare delle vendite. Però se le cose non dovessero andare come ho in mente, come spero, ho comunque un piano, ma di questo te ne parlo domani. Ok, ti aggiorno in questo momento sulla sfida con il corso di Andrew Tate, ti dico un po' come sta andando. Allora, non benissimo, nel senso che sono passati 3 giorni, ho lasciato 3 giorni spendere le ads. Ho speso 60 euro i primi 2 giorni e 90 il terzo giorno. E ti mostro dal mio telefono quello che abbiamo fatto. Quindi filtriamo dal 20 al 27 di agosto, giusto per darti un'indicazione completa, e il risultato fatto finora è di 209,93 dollari in vendite. Nello specifico infatti sono 1 vendita il primo giorno, 3 vendite il secondo e 3 vendite il terzo. Però ovviamente non ci basta. Cioè abbiamo speso quasi la stessa cifra praticamente in ads, però ovviamente non ci sono i costi del prodotto. E nonostante il terzo giorno ho speso anche di più per vedere fin dove si arrivava. Quindi così siamo messi male. Però ho un piano. Quello che voglio fare è subentrare io personalmente con la mia strategia per cercare di cambiare quelle che sono le sorti e il negativo insomma in cui siamo messi. Questo perché appunto ti parlo del corso di Andrew Tate, però ovviamente non è una promo. Io personalmente ho un corso, ho un percorso privato di affiancamento, quindi all'interno di questo video cerchiamo di svoltare le cose. Ti spiego la strategia qui in mente. Quindi invece di vendere con delle ads che sono molto costose nella fase se non altro in cui ci troviamo, andrò su Instagram, cercherò delle pagine di nicchia relative alla nicchia che stiamo vendendo, quindi pagine di cani, gatti, e poi quello che facciamo è comprare una sponsorizzata su quelle pagine. I benefici sono che il costo è minore, ci sono molti più follower, spendiamo meno per raggiungere un sacco di persone in più, e se facciamo dei contenuti di qualità possiamo andare magari anche virali e fare un sacco di vendite. Quindi la strategia è questa: cerchiamo influencer, li contattiamo, li mandiamo del materiale e poi pubblichiamo nelle loro storie, nel loro link in bio e sul loro profilo appunto di Instagram il nostro prodotto, cercando di mandare i loro follower al nostro sito e fare delle vendite. Questo è il piano, quindi adesso mi metto al lavoro, cerco di fare le prime promo e vediamo un po' così come va. La cosa principale qui quindi è trovare delle pagine che siano valide. Quello che faccio è cercare con gli hashtag e poi arrivare sulle pagine che hanno almeno 50, 100, 200 mila follower, anche di più, e andare a contattarle, a patto che siano strutturate in modo decente e che abbiano un buon numero di like. Quello che faccio poi è pagarle, fornirle tutto il materiale e farle postare. Quindi quando c'è da fare questo lavoro c'è un sacco di roba appunto da fare, di pagine da contattare, per cui in questo momento continuo a fare questo lavoro finché non trovo alcune pagine valide, le vado a pagare e vediamo che succede. Ok, questa strategia sta funzionando già molto molto di più. Faccio vedere dal mio telefono che solo nella giornata di ieri abbiamo fatto 180 dollari di vendite, che sono 6
vendite singole da 29,99 e poi mettendo il risultato complessivo siamo a 419,86 dollari in vendite. Ora la cosa che devo dirti però è che non siamo ancora a profitto, io sto cercando continuamente di pagare promo, oggi dovrebbero partirne 2-3, una sta per partire in questo momento, ho avuto conferma dalla pagina stessa per cui voglio provare almeno a portarlo a profitto, quindi adesso i grossi costi di TikTok Ads ci stanno tenendo ancora sotto, però evidentemente questo essendo anche un prodotto nuovo, qualcosa che le persone non conoscono, sulle pagine di nicchia funziona molto molto bene. Quindi continuo in questo modo, ci aggiorniamo potenzialmente nell'ultima clip e come ti dicevo questa è una strategia che faccio di testa mia proprio perché molte delle cose che ci sono all'interno del corso di Andrew Tate, non dico che non funzionino, però sicuramente vanno un attimo contestualizzate. Partire subito a spendere con del budget in quantità magari anche alte se non te lo puoi permettere anche come budget è un errore, quindi io ti consiglio di andare molto molto più con calma, scegliere anche dei mercati migliori, meno costosi, meno competitivi, e però questo è quello che ti puoi aspettare che può succedere. Adesso lavoriamo per portarlo a profitto e quindi ci aggiorniamo nella prossima clip. Ok, in questo momento metto un punto a questa sfida, andiamo a concluderla e tiriamo le somme finali. Sono passati quindi 10 giorni dall'inizio di questa sfida, ho messo alla prova Andrew Tate, il suo corso, il suo coach, e questi sono i risultati che ho generato appunto negli ultimi 10 giorni. Quindi te lo mostro direttamente dal mio telefono, così aggiorniamo anche, mettiamo una decina di giorni dal 20 al 29 agosto e come risultato finale abbiamo 749,75 dollari in vendite. Quindi circa 750 dollari che sono un ottimo risultato, devo dire, per i primi giorni di partenza di un nuovo business. Devo però anticiparti che, come hai visto in questa sfida, non ho fatto tutto quello che mi ha consigliato Andrew Tate, se non altro secondo me per alcune problematiche di cui adesso ti parlo. Però chiaramente non ci mettiamo in tasca questi 750 dollari, ci sono un bel po' di costi da dover togliere, quindi ti spiego in dettaglio tutto quello che dobbiamo togliere. Ok, quindi dai 749,75 dollari di vendite fatte dobbiamo togliere 16 dollari per 1 euro del piano di Shopify e 15 per il dominio. Poi 210 che è stato il costo per le sponsorizzate di TikTok dei 3 giorni che abbiamo fatto all'inizio, e poi invece ho pagato le promo di Instagram che mi sono costate esattamente 25, 40, 20, 30 e 50, che sono 5 promo diverse per un totale di 165 euro e in più bisogna togliere il costo dei prodotti. Tutte le vendite complessive per spedirle al cliente finali ci sono costate 265 euro, quindi costi di 656 per un totale netto finale di 93,75. Quindi ok, ci sono tanti costi, però siamo in profitto anche non di così poco per essere una sfida che ho fatto anche relativamente in fretta o comunque con tante altre cose che dovevo fare. Questo però per dire che cosa? Tiriamo un attimo le somme. Praticamente un terzo dei costi è stato solo il costo delle ads su TikTok. Come dicevo all'interno di questo video, secondo me il problema che magari Andrew Tate nel suo corso consiglia è un certo tipo di mercato troppo competitivo. Vendere oggi sugli Stati Uniti ti costa veramente tanto e rende molto più lento il processo. Quindi dipendentemente da quello che è il tuo budget, ti consiglio di partire da un mercato europeo con delle strategie un po' più soft. Se in 3 giorni vai a bruciare 200 euro e passa di sponsorizzate senza sapere quello che stai facendo e ottenere totalmente zero come profitto, è un problema. In ogni caso ho cercato di prendere la situazione in mano e sotto controllo e abbiamo fatto un buon risultato. Questo per dirti che se ti stavi domandando se il corso di Andrew Tate ne vale la pena oppure no, tira tu le tue somme rispetto a questo video. Se ti stai domandando se l'e-commerce e il dropshipping oggi può essere un processo, un business assolutamente gestibile, la risposta è assolutamente sì. Quindi io ti ringrazio della visione di questo video. Come dicevo all'inizio, non siamo arrivati all'obiettivo dei 1000 euro in vendite che mi ero posto. Magari con 3-4 giorni in più ce la facevo sicuramente, però non ci sono arrivato. Quindi sceglierò qua sotto nei commenti due di voi a cui mandare il giveaway di cui vi ho promesso appunto inizio video. Inoltre, ultime due cose, fammi sapere se vuoi vedere un'altra sfida, un continuo, un qualcosa di particolare, dimmelo sempre qui sotto nei commenti. E adesso se vuoi andare avanti e vedere un'altra sfida dove mi metto alla prova per fare dropshipping, clicca al link qui e ci vediamo in questo video.